La cenere del caminetto, la cenere della stufa si butta nell'umido. No, sì, volendo sì, andrebbe nell'umido, però non è detto che si debba buttare nell'umido. Rispettando quel principio che in giardino nulla si butta, la cenere di legna, non di carbone, di legna, può essere usata in giardino come fertilizzante e non solo in giardino, anzi è quasi meglio adoperarla nell'orto. Infatti la cenere è ricca di potassio, di calcio, di magnesio, ma soprattutto di potassio. A cosa serve il potassio? Beh, il potassio è quello che nei pomodori li fa diventare più grandi, più saporiti, e anche la buccia è molto più resistente, così che quando piove non si spacca. Allora, quanta cenere si mette nell'orto? Diciamo che si mettono 2 kg ogni 10 metri quadri. Un piccolo trucco è quello di mettere del letame insieme alla cenere e poi vangare tutto sotto. Questo perché i microrganismi del letame aiutano l'assorbimento di potassio da parte delle piante. Ma c'è un ciclo dove tutti quanti lavorano. Lo sapevate come si chiamava il pomodoro all'inizio? Mala aurea. E poi l'ha chiamato invece che mala aurea, pomodoro, che è molto più divertente. Insomma, a parte questo, la cenere usatela nell'orto e avrete ortaggi più saporiti. Roberto Davide Valerio da Bejaflor. Alla prossima!